È stata un vero e proprio successo la settima edizione del Presepe Vivente di Nunziata di Mascali. Quasi 10.000 visitatori hanno affollato le postazioni sistemate con cura ed estremo realismo dalla comunità nunziatese. Antichi mestieri, tradizioni enogastronomiche, unione e condivisione sono stati gli ingredienti principali di quella che si riconferma una ricetta quasi perfetta della parrocchia Santa Maria dell'Itria e di tutta Nunziata. Ci troviamo con una delle organizzatrici del Presepe Vivente di Nunziata di Mascali, la signora Carmela Sapienza, e siamo alla fine del percorso del Presepe Vivente, ma il punto centrale ovviamente che poi dà senso a tutto quanto il presepe. E, signora Carmela, al penultimo giorno possiamo fare un bilancio di quella che è stata questa settima edizione? Allora, il bilancio è stato ma molto molto positivo. Sono venute fino adesso più di 6.000 persone. I complimenti da parte di tutte per le postazioni che abbiamo fatto nuove, anche quelle vecchie, per la particolarità delle cose che abbiamo fatto. Perciò possiamo dire che anche quest'anno siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ricordiamo quanti sono i figuranti e le postazioni. Allora, le postazioni sono più di 60 e i figuranti oltre 150 persone, tutti in abiti. Abbiamo cercato quest'anno di curare di più gli abiti in modo da avere le particolarità di una volta. Ed è un lavoro che va avanti da mesi. Sì, abbiamo iniziato a ottobre, ai primi di ottobre, perché dietro c'è tantissimo lavoro, però alla fine siamo contenti, ci siamo riusciti anche quest'anno. Quali sono le novità che sono state apportate quest'anno? Allora, abbiamo fatto, oltre alle postazioni che già avevamo l'anno scorso e abbiamo migliorato, abbiamo nuove postazioni come il fotografo, il barbiere, il pescivendolo, la casa della vecchietta. Ed è anche un modo per riscoprire gli antichi mestieri. Sicuramente che sono in questo periodo, cioè sono spariti i vecchi mestieri ed è difficile ritrovarli. Però con tanta pazienza e con tanta collaborazione ci siamo riusciti. Vediamo anche che nelle diverse postazioni c'è anche la partecipazione e la collaborazione fra adulti e bambini, è anche un modo per trasmettere alle giovani generazioni quelle che erano le tradizioni di un tempo. Certo, perché siccome si stanno perdendo, le persone più anziane che conoscono il passato lo trasmettono alle nuove generazioni. Possiamo dire che è anche un modo per un momento di condivisione tra tutta la comunità nunziatese. Sicuramente è un modo per stare assieme ed è molto bello. C'è qualcosa che hanno apprezzato particolarmente i visitatori? Allora, la farmacia come ogni anno, il mulino e quest'anno la postazione del fotografo, perché c'erano molte fotografie antiche e molte macchine fotografiche di una volta.